Rocambolesco inseguimento questa mattina sulle strade comasche. Poliziotti e carabinieri hanno dato la caccia a una banda di tre scippatori che sono stati fermati e arrestati. Tutto ha inizio attorno alle 9 all'esterno del supermercato LD di via Pasquale Paoli. Una pattuglia delle volanti nota un uomo di origini sudamericane che, con fare sospetto, sale velocemente su un'automobile stringendo una borsetta da donna. I poliziotti avvisano così la sala operativa e si lanciano, insieme con una pattuglia del radiomobile dei carabinieri, all'inseguimento della macchina che scappa in direzione Grandate. Nell'auto in fuga siedono tre persone in totale. Il guidatore compie manovre azzardate e rischiose, mettendo in pericolo l'incolumità dei pedoni. La banda riesce a sfuggire a due sbarramenti di pantere e gazzelle, ma dopo il secondo posto di blocco l'auto del trio si schianta contro un muro. I tre quindi cercano di scappare, ma vengono fermati da poliziotti e carabinieri e arrestati per resistenza, lesioni e furto. Nel frattempo, gli investigatori della mobile hanno rintracciato la vittima dello scippo al supermercato, derubata con una tecnica nota. Una donna, complice, si era avvicinata chiedendo informazioni. Nel frattempo, i ladri avevano aperto la portiera dell'auto per rubare la borsetta appoggiata sul sedile. Un trucco che, almeno per un po' di tempo, il trio arrestato non potrà più ripetere.